Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Soveria Mannelli in compagnia di una persona molto speciale che ieri ha compiuto la bellezza di 105 anni. 105 anni. Quindi siamo in compagnia della signora Costanzo Angela Rosa. Signora Rosa, giusto? Sì. 105 anni. Come vi sentite a 105 anni? 105 anni sono un bel traguardo. Sì, sì. Ma ci raccontate qualcosa del passato, cioè voi siete arrivati a 105 anni, va bene, ma com'era il tempo quando siete nata voi? Voi siete nata quando? Nel 1912, il 5 ottobre del 1912. Che periodo era? La guerra, c'era la guerra? Sì. E il periodo della guerra era un periodo dove c'era la fame? Sì, sì, sì. Avete un ricordo della vostra infanzia, di quando eravate bambina? Non so, cosa si faceva qua, dei giochi che si facevano una volta qua? Sì, tanto sì, mi ricordo di te. E che giochi si facevano? E che giochi si facevano? Io giocavo. Come giocavate? Giocavate con il pallone, giocavate con le bambole, giocavate come giocavate? O non c'erano magari a quell'epoca? Ma come che trovavamo, giocavamo. Quindi non con il cellulare come si gioca adesso, con lo smartphone, che ci sono tutte queste cose tecnologiche. Giocavate con quello che trovavate. Voi avete, come dire, intorno a voi tante persone che si prendono cura di voi. Vi fanno divertire, come passate il tempo? Giocavamo. Pure oggi giocate. Giocate se, quindi il segreto della longevità è giocare. Non smettere mai di giocare. Lo fate, dico il rosario. Sì. L'unica cosa brava, anche perché là c'è Giovanni che vi guarda dall'altra parte, c'è Giovanni Cavalieri, poi parliamo anche di Giovanni Cavalieri, cioè, ma ne parliamo dopo. È bravo Giovanni? Sì, bravo. Giovanni è bravo. Sì. Giovanni si spende di più, parla di più. Siete stata sposata quindi? Sì. E com'era vostro marito? Era bravo? Bravo, sì. Era bravo personale. Che lavoro facevo? Alle lavori così. Ah, diciamo, era una persona che si guadagnava di vivere facendo tanti lavori. E oggi dicono che non c'è lavoro. Ma è vero, non c'è lavoro, oppure uno non vuole lavorare? Te contenti. Uno si deve accontentare, voi vi siete accontentati, invece c'è gente che invece non si accontenta mai. E quindi è importante accontentarsi. Quindi cosa abbiamo scoperto qua? Stiamo scoprendo che bisogna ridere, quindi giocare. Bisogna accontentarsi, però non mi avete detto che cosa mangiate il giorno. Cioè, non c'è qualche cibo che vi piace di più? Piace di più la pasta, il pane? Sai quello che trovate voi mangiate? Quello che trovate voi mangiate, quindi non siete una schizzinosa, dice no, questo non mi piace, questo non mi piace. No, no. Mangiate di tutto. Sì. Bene, bene, mangiate di tutto. E poi vi voglio chiedere un'altra cosa. Voi potete dare un consiglio ai giovani? Cioè, se voi vedete un ragazzo per la strada, oppure una persona, voi come lo considerate rispetto ai giovani di una volta? I giovani di oggi c'hanno tutto. Ah. I giovani di oggi hanno tutto e magari non lo apprezzano. Sì. Voi magari una volta c'era più sacrificio, c'era più povertà e avete magari sacrificato anche voi magari tante cose, no? Sì, sì, sì. Allora ditemi un'altra cosa, c'è una persona qui dove state voi che vi vuole bene di più degli altri, che magari non lo so, gli raccontate delle storie? Non le potete dire. Ah, vabbè, hai una nipote, e chi è questa nipote? Non è che Giulia, si chiama Giulia? No, è un'altra, mannaggia, è un'altra. E come si chiama sta nipote? Come si chiama? La nipote vostra, la nipote Lina. Lina, la nipote Lina. C'è una nipote Lina, ok, quindi c'è una nipote preferita, la nipote Lina, va bene, ok. Che quindi questa nipote preferita è quella che diciamo vi tratta meglio, che vi vuole bene, giusto? Tutto bene. No, ma adesso io cercherò di farle dire che cosa ha mangiato. Tutti vogliono bene, tutti. Ti vogliono bene tutti, vogliono bene. Allora, signora Rosa, un'altra domanda che sennò poi dopo magari vi faccio stancare. Ma io voglio capire, cosa avete mangiato oggi? Vi dovete ricordare. Avete mangiato la carne? Avete mangiato il pesce? Una zuppa? No. E che avete mangiato? Oggi è venerdì? Pasta asciutta? Eh? Pasta asciutta, frittata? Sì.
puntata. Eh beh, io c'ho qua le persone che mi suggeriscono e mi dicono che cosa avete mangiato voi. Però l'avete apprezzato, quindi mangiate bene qui. Sì, sì. Va bene, 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 sono contento. Va bene, comunque, cara signora Rosa, io vi faccio da parte di Libri TV e da parte di tutti gli amici web ascoltatori gli auguri di buon compleanno. Voi l'avete festeggiato ieri, però nessuno oggi vi ha fatto qualcosa di particolare, vi ha fatto qualcosa di particolare. Io so che da quella parte c'è una torta, vi hanno portato una torta, fra poco spegnerete le candeline, qualcuno vi ha portato, noi vi abbiamo per esempio pensato con un piccolo mazzo di fiori, perché 105 anni sono un'età bella e importante. Sono assai, sono poi. Comunque, io vi auguro veramente buon compleanno. 105 anni sono un traguardo importante. Ora soffieremo insieme le candeline. Vi daranno, ecco, adesso lo facciamo arrivare. Facciamo arrivare questo. Questo ve lo portiamo noi. Eccolo qua. Questo ve l'abbiamo dato noi da parte di Liberi TV. Questo bellissimo mazzo di fiori che ve l'abbiamo regalato, sì, da parte di Liberi TV. Vi piace, signora? Vi piace? Grazie a voi per averlo accettato. E a questo punto, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Soria Mannelli, io ringrazio la signora Rosa per il tempo che ci ha dedicato e speriamo di vederci presto per fare il 106. A questo punto io voglio il 106 e voglio la risposta alla prossima intervista del segreto dei 105 anni. Grazie.